Le risposte date da Nordio su questa vicenda non possono essere considerate soddisfacenti. Andrea Orlando, ospite di Tagadà sulla 7, è intervenuto sul caso del Mastro Donzelli. E ha aggiunto: su di noi una campagna di menzogne e accostamenti che non solo ledono la nostra onorabilità ma anche due facoltà fondamentali dei parlamentari, quella di visitare le carceri e quella di esprimere valutazioni anche in ordine all'esecuzione della pena. Io visito le carceri dal 2006, ha continuato il deputato del PD, e non mi era mai capitato che fosse in qualche modo accostata la visita a un detenuto a L reato compiuto da quel detenuto. Questo è il segno di uno scadimento che non riguarda solo il dibattito parlamentare ma rischia di incrinare la cifra di civiltà del confronto nel nostro paese. Ma lei farebbe di nuovo visita a Cospito? Gli ha chiesto il giornalista Luca Sappino. E lui: noi non sapevamo chi fossero i detenuti del gruppo di socialità quando siamo andati in carcere. Era del tutto ipotizzabile che al 41 bis ci fossero dei delinquenti. E noi abbiamo visitato non solo il 41 bis ma tutto il carcere di Sassari. Abbiamo incontrato i rappresentanti della polizia penitenziaria, il comandante, la direttrice del carcere. Poi, in riferimento al regime del carcere duro, ha spiegato: il 41 bis è strettamente necessario nel nostro ordinamento, ma è stato più volte all'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci ha posto la questione di utilizzarlo in modo ragionevole.